Ciao Fabio! Ciao Alberto, stiamo arrivando vicino al Sì, Natale. ti sei dato un taglio da centravanti, ti Ah, sei dato un sì. taglio rasato, si vede che roba da... La prossima volta mi faccio le stelline sul lato. Allora, ma com'è sta storia dell'arresto della CFO e della figlia del fondatore di Huawei? Uno, c'è un track la giustizia, un track sugli accordi commerciali. Sono track che non vanno in modo coordinato e il track della giustizia è anche indipendente dal potere esecutivo. Devo dire che nel caos che regna la Casa Bianca di oggi, credo assolutamente che Trump non ne fosse al corrente. Secondo, quando Xi Jinping e Trump si sono seduti alla cena di sabato 1 dicembre a Buenos Aires al G20, Xi Jinping era informato, l'arresto era già avvenuto e Xi Jinping ha glissato, ha deciso di non sollevarlo. C'è stato, in seguito all'arresto non c'è stato nessun comunicato cinese che toccasse gli accordi commerciali. Trump ha appena mandato un tweet in cui dice stiamo lavorando benissimo, raggiungeremo un accordo a 90 giorni, quindi mi fa pensare che c'è un tweet di rassicurazione da parte di Trump. Che cosa succede? Dunque, chiaramente i canadesi prima di arrestarla si sono assicurati che potesse essere effettuata l'estradizione, altrimenti non l'avrebbero arrestata, non sono così cretini. Non avrà quindi impatto sugli accordi commerciali. In America la tendenza è, ho assaggiato le acque a Washington, è la giustizia, se deve andare in galera, vado in galera. Ok, cioè è profondo, quindi fa fatica. Sì, così è. Purtroppo così è. Che cosa insegna? Beh, gli americani fanno le loro. Gli americani hanno un punto di forza, una grande leva, che lo usano continuamente con i russi, no? Loro impediscono agli oligarchi russi di venire in America. La Mishinsky rule, come la chiamano? Magnitsky rule, poi quindi, ed è una roba che loro diventano pazzi, perché per un uomo d'affari non avere accesso al Nord America a questo punto, no? È una roba che li mutila, non so, vuol dire non avere accesso all'America, non avere accesso alla borsa americana, non avere accesso ai capitali americani. C'è il rischio di estradizione su diversi paesi, per cui che piaccia o che non piaccia, che sia una legge unilaterale degli Stati Uniti, perché Larry Kudlow ha appena detto, è il presidente del Council of Economic Advisors di Trump, ha detto: oh, queste sono le leggi americane, chi vuol fare affari con noi deve sottostare alle nostre leggi. E purtroppo al momento non c'è praticamente nessuno che possa permettersi di stare nel mondo degli affari ed essere in viso degli americani. Tieni presente che la lead per arrestare la signora di Huawei è arrivata da HSBC. HSBC è una banca formalmente inglese, ma di fatto è una banca cinese che ha il quartier generale a Hong Kong, quindi voglio dire, neanche HSBC ha potuto resistere. Figurati se ha una cosa del genere su Hong Kong e non fosse nota ai cinesi. Poi con gli interessi che HSBC ha in Cina, ti puoi immaginare col portafoglio cinese che ha, che voglia che avevo HSBC di collaborare con la giustizia americana, eppure l'ha fatto. Questa è una leva che gli americani hanno, che ci piaccia o non ci piaccia, che picchia, sia picchia. Ma qual è l'accusa L'accusa è di avere violato le sanzioni americane nei confronti dell'Iran e di avere esportato in Iran prodotti americani di alta tecnologia.
Beh, allora quello è una faccenda poco piacevole, No. eh? Io ho visto, gli americani sono abbastanza. Tu che c'è un precedente, c'è il precedente del grande concorrente di Huawei, che è ZTE, che a cui gli americani avevano tolto la possibilità agli esportatori di chip, di semiconductor, microprocessor, quelle cose lì, a ZTE, e quindi metteva in pericolo l'intera vita di ZTE. C'erano 75.000 persone che correvano chiedendo il posto di lavoro, rischiavano il posto di lavoro. Si era bloccata la produzione, c'è stata una telefonata di Xi a Trump. Allora, quindi Trump ha abbonato, ha fatto un gesto di pardon, hanno fatto una multa multimiliardaria a ZTE, hanno rimpiazzato tutto il board, tutto il primo livello dell'executive management, e praticamente hanno messo ZTE sotto tutela americana, cioè un gruppo di persone americane che controllano il day to day di ZTE. E questo è passato, ossia, effettivamente, questo è tutto il potere della finanza del sistema di pagamenti, eh? Cioè, che tu conosci meglio di me. Quello di addirittura, e Huawei in teoria rischia la stessa cosa, anche se Huawei è più autonoma di ZTE, ossia fa più cose in casa. Però vedi, se uno così per non saperne leggere né scrivere, sente che questo arresto è arrivato proprio nel momento in cui c'è questa avversione dell'amministrazione Trump alle tecnologie per i sistemi 5G, no? Che possano essere, no? Si preoccupano che possono essere cinesi le dorsali. Allora puoi fare due teorie. Una è che ci sia una banda trasversale intransigente che non ne vuole sapere, che neanche il Trump, che sarebbe, che neanche Trump riesce a controllare, che sarebbe quella del Deep State. Intelligence Community Deep State, che è molto probabile. Difatti, quando Trump ha abbonato e ha perdonato ZTE, il Congresso è insorto e il Congresso ha anche cercato di vetare il pardon di Trump, però era molto complesso sotto l'aspetto legale e ha desistito. Ma Trump è stato sottoposto a una pressione dallo stesso suo congresso, dal suo stesso partito, incredibile. Quindi, se vuoi ipotizzare che esista un deep state americano che vada per conto suo e che ormai non sia neanche sotto controllo di Trump, come di fatto non lo è, ossia, vedi il caso della CIA che ha detto è stato MBS a uccidere Khashoggi, non c'è dubbio, Esatto, ormai. Quella roba lì Trump non la controlla, capito? È tutta no, ma gente. sai, di Deep State mica ce n'è uno solo, cioè ci sono vari, chiamiamoli così, potentati che poi possono avere addentellati chi dentro l'FBI, chi dentro la CIA, chi dentro la NSA, chi al congresso, chi, ma che ne so, nella Vabbè, Environmental Protection sì. Io Agency. non riesco a mappare tutte le Esatto. situazioni del Deep State, però ti posso garantire che tutto quel mondo lì sulla Cina è compatto. Cioè, se vuoi trovare le persone che si espongono sulla Cina, sono tre: sono Henry Kissinger, Paulson, l'ex Davide del ministro Tesoro. tesoro, ex Goldman Sachs, Goldman Sachs. sono Schwartz, che è il chairman di Blackstone, il grande fondo di private equity, e se vuoi anche Bloomberg. Non sono, beh, forse Kissinger è stato, però comunità diplomatica. Insomma, non sono più rappresentanti della business community. Ma tu non trovi più in America un militare, un impiegato governativo, non trovi proprio l'apparato statale militare
È assolutamente China averse. E questa è gente che poi dice, tanto 2 anni Trump va via. Se non lo caccia via prima Mueller, perché sulla Russia sta venendo fuori un sacco di robe, per cui ci si aspetta un giorno là. Sì, la cosa sulla Russia si sta mettendo male, per cui sì, secondo me. Tieni presente che il più grande oppositore, il più vocale oppositore di Trump è l'ex capo della CIA, si chiama Brennan, che Ma fa dei tweet che sono, cioè, va a cercare su Twitter, si chiama Brennan, sì, sì, fa dei lo so benissimo. tweet che sono, per cui ormai per me quel mondo lì ormai se ne sbatti i coglioni, cioè, non Ma so. quello è un mondo, capito? Brennan, Comey, lo stesso Mueller, Rosenstein, tutta una cricca che però è legata ai democratici, non è mentre, che ne so, i Navarro, i Ross, eccetera, eccetera, sono conservatori, insomma, è roba più. È trasversale, trasversale. Ormai l'anti-Cina, anti-China è trasversale. È assolutamente trasversale, cioè non può cambiare a seconda degli stati, no? Ma un'altra cosa che mi ha sorpreso, sì, Cioè, hanno gli ma un'altra cosa che mi ha sorpreso è questo. stati agricoli magari meno adverse. Stati, per esempio, California, il mondo dell'high technology is favorable alla Cina. Il mondo della finanza a New York è abbastanza favorable. Può cambiare negli stati, a seconda di che industria è predominante, ma in generale non si divide più tra repubblicani e democratici. Divide più per linee geografiche. L'altra cosa che mi ha sorpreso è che questo incontro, questa cena tra Trump e Xi Jinping a Buenos Aires aveva aperto alla tregua 90 giorni, vediamo un po', parliamoci, veniamo. Però poi, 1 o 2 giorni dopo, Trump ha fatto questo tweet, ha detto I am a tariff man, cioè io sono l'uomo dei dazi. E questo, capito, ha praticamente mandato in frantumi tutto l'ottimismo che poi si era sparso a Wall Street. Già vedete, adesso si risolve la situazione, fra 90 giorni finisce la guerra commerciale, ritorna tutto come prima o più o meno come prima. E c'era stato questo fuoco d'artificio in borsa. Poi 2 giorni dopo è arrivata una mazzata. Cioè, tu come la No, stamattina qual era? Trump ha fatto un tweet dicendo faremo l'accordo, tutto bene, stiamo andando benissimo. È che Trump c'è ben stretto tra l'incudine e il martello. Da un lato c'è i mercati finanziari che lo spingono a fare l'accordo. E lui si è sempre vantato di aver fatto crescere le borse, quindi vuol mantenere questa cosa. Dall'altro, poi c'è anche una parte di persone che dicono aumenteranno i prezzi, quindi poi c'è una parte di anche in Ma alcuni. quella è il popolo di Walmart, no? Esatto. Poi dall'altra invece c'è tutto il fronte anti-Cina che è ben radicato. Insomma, Cina e anti-Cina ormai è 50-50 e lui deve, capito? Per quello è mica facile per lui fare un accordo in 90 giorni, perché deve fare un accordo che sia Ma abbastanza forte da chiudere la bocca a quelli che invece hanno una forte propensione a entrare in una guerra fredda con la Cina. Quindi lui deve fare un accordo, deve rasserenare i mercati, al tempo stesso non deve essere accusato di essere una tigre di carta. Sai, in 90 giorni non si riesce a Ma negoziare. Cioè, no, secondo me no. Sai, alla fine lo prorogano, alla fine va in prorogazio. Fanno altri 30, altri 90, altri 90, rimane così una roba metà. Per me 90 giorni non. no, ma sono cose, una complessità. Poi i meccanismi di enforcement, i controlli, devi decidere chi, cosa, quando, quali sono diciamo, chi. Per me non si fa, anche perché sai, le richieste americane che sono note, sono bestiali. Cioè, Ma praticamente sono pretestuose, non sono bestiali, sono pretestuose.
Per me è quasi pretestuoso, perché entrano proprio nella gestione dell'economia domestica cinese, poi impediscono ai cinesi di fare alcun tipo di retaliatory action, cioè una cosa, è una roba, io ce li ho, se voi te li mando, adesso dirli no, una roba che gli dicono devi togliere gli incentivi, devi sbaraccare le imprese statali, devi... ma una cosa, io non credo che siano, purtroppo sono note. Sì, appunto, ma però quando hai di fronte uno che la sera prima viene a cena con te e dice ah sì, adesso 90 giorni, ci siamo attorno a un tavolo e parliamo, troviamo un accordo, la mattina dopo si sveglia e dice no, sono l'uomo dei dazi, solo attraverso i dazi si crea ricchezza, perché questo è quello che diceva il tweet, tu capisci bene che non... l'interlocutore... Sì, no. Serio, no? Sì, ma... sì, beh, sì, ma... Il fatto è che non... non ne vengo mica fuori. Cioè, non è una roba, rimane così, Valaro. Non la vedo, Fabio, non li vedo. Sta una roba... Guarda che tieni presente comunque che Trump, cioè lui, cioè figura del cazzo, cioè Trump ha la faccia come culo, devi ragionare. Ah, cioè, figura, Trump dice abbiamo fatto un agreement fantastico, capito? Cioè, poi dopo lui dice le sue verità, no? Quindi tanta importanza. È che fra 6 mesi, 9 mesi al massimo si entra in campagna elettorale per il 2020, quindi... Sì, ma lui poi deve anche decidere, sì, deve anche secondo me deve anche decidere se la carta Cina, guerra alla Cina, è una carta che può giocare in campagna. Naturalmente, tra 90 giorni, vede che i mercati comunque vanno male, perché comunque è iniziata la recessione, si è invertita la curva, la Fed aumenterà. A quel punto lì, rotto per rotto, lui dice, è inutile che stare a seguire dei mercati che comunque non mi dà soddisfazione. Facciamo la guerra, questo ha anche il senso. Aspettare 90 o 180 giorni è anche un modo per capire come butta. Perché se dopo tutte queste notizie buone, che facciamo l'accordo, va tutto bene, i mercati non reagiscono, buonanotte. Oh, staremo a vedere in questi 90 giorni che succede. Ciao. Ciao.